Buongiorno a tutti, ben arrivati a questo nuovo appuntamento su uno speciale di un'applicazione Ergo, Ergo Mobile Time. Io sono Nicola Lorenz, mi occupo del marketing per Infomainz. Oggi sono con il mio collega Alessio Moretti, conoscerete, consulente commerciale di Ergo per Infomainz. L'appuntamento di oggi riguarda, come detto, Ergo Mobile Time, un'applicazione studiata appositamente per la rilevazione tempi e mezzi, tempi di uomini e mezzi da cantiere via app. Tanti di voi hanno già partecipato a questi eventi, già sapete come funziona lo strumento, investiamo sempre 2 minuti per assicurarci che tutti siamo allo stesso punto, dopo passiamo la palla ad Alessia per il pezzo forte della giornata. Noi stiamo usando lo strumento Zoom per fare questi meeting, vi trovate adesso davanti una schermata simile a questa. In base a che stiate usando un telefono cellulare o il computer, in fondo al vostro schermo avete un tastino QA, domande e risposte, da cui potete farci delle domande. Cliccando sopra questo tastino potete scegliere se inviare la domanda in forma anonima o meno. Nello spazio apposito scrivete la domanda, con send ce la inviate. Noi tendiamo a rispondere a fine intervento sempre in forma orale per coinvolgere tutti. Ma se la domanda fosse troppo specifica o richiedesse un po' di privacy, diciamo così, rispondiamo personalmente alla persona stessa. C'è anche il servizio di chat, funziona allo stesso modo che le domande, potete sempre utilizzarlo per scriverci. Nella sezione audio settings invece potete modificare le impostazioni di audio se ci sentite troppo alti o troppo bassi. Io adesso passo la parola al mio collega Alessio perché ci presenti Ergo Mobile Time, prima col supporto di una piccola presentazione, dopo effettivamente vedendo il programma stesso. Alessio, a te la parola, grazie per l'ascolto. Buongiorno a tutti, sono Alessio Moretti, vi ringrazio anch'io per l'adesione e per la partecipazione a questo webinar, al quale poi seguiranno tutta una serie di appuntamenti su altri argomenti specifici come i documenti di cantiere con relativa app, i subappalti, le fatture da ricevere, BIM e tanti altri appuntamenti. Di solito mensili, un argomento ogni mese. Mi presento brevemente, anche se molti di voi mi conoscono già. Dal 1997 sono consulente software per la filiera delle costruzioni e dal 2014 mi occupo della diffusione di Ergo nel nord Italia, sempre e solo nell'ambito delle costruzioni. Oggi parlerò, come ha anticipato Nicola, della nostra app Ergo Mobile Time, partendo però da alcuni cenni relativi allo smart working, perché riteniamo utile far capire alcuni vantaggi legati all'incontro di oggi che vanno al di là della semplice rilevazione digitale delle ore. Cercherò di rimanere nei tempi previsti, sono un chiacchierone, chiedo a Nicola di strigliarmi se per caso supero troppi tempi, ma soprattutto spero di esservi utile con il webinar di oggi, la dimostrazione di oggi. Rilevazione tempi uguale smart working. Se cerchiamo in internet la definizione di smart working, sicuramente ci perdiamo nella scelta di una giusta definizione che più si addica alla nostra realtà, alla vostra realtà. Per noi, smart working è il sistema che permette di lavorare a distanza senza per forza dover passare dall'ufficio, che è proprio la base dell'incontro di oggi, se ci pensiamo, l'app per la rilevazione dei tempi. L'edilizia, avendo i cantieri che ovviamente sono ubicati lontani dalla sede dell'ufficio aziendale, è da sempre che lavora in modalità di smart working. Certo, magari non utilizza sistemi digitali performanti, ma è già uno smart working, io dico, fai da te. Ora, per farlo al meglio, cosa ci serve?
Un supporto digitale come un tablet o un telefonino, meglio il telefonino perché è più agevole ed è sempre online qualora serva, e un software adeguato, delle app sostanzialmente. Partendo dal presupposto che avete già degli apparati digitali, vi manca il software digitale che risponde a questa necessità ed Ergo Mobile Time App è proprio progettato per questo motivo. Di fatto, Mobile Time, diventa il vostro ufficio virtuale, o meglio, il blocco dei rapportini dove inseriamo e troviamo tutte le informazioni, le ore, le foto, i contatti del cantiere. È di fatto lo strumento che vi permetterà di lavorare in smart working. In particolare, ci permette di rilevare le ore in modo sistematico e ordinato, con facilità e velocità. Ci permette di lavorare dalla trattoria in pausa pranzo, dal furgone mentre torno in sede o anche da casa. Di lavorare e modificare i rapportini a seconda delle necessità e delle autorizzazioni. Permette agli utenti che decido io di far visionare solo i cantieri di sua competenza e di lavorare secondo le mie impostazioni. Dopo vedremo. Riesco a controllare in tempo reale dove si è lavorato, dove si trovano le persone e quanto hanno lavorato. Tutti questi elementi sono smart working. E qual è la ricetta per rilevare i tempi smart working? Si traduce in tre ingredienti fondamentali: mobilità, condivisione e qualità. Mobilità, partiamo dal primo. La mobilità ci fa affrontare il primo tassello dell'evoluzione digitale. Non dobbiamo legarci al metodo di lavoro utilizzato in passato, ma dobbiamo cercare di cambiare per migliorare. Non solo perché purtroppo abbiamo vissuto il periodo Covid e questo ci ha costretti ad affrontare uno smart working che era più home working, ma è perché dobbiamo organizzarci, dobbiamo allinearci con degli standard europei, dove ormai è normale essere digitalizzati. Addirittura in alcuni stati europei è obbligatorio fare i rapportini con strumenti digitali. Perciò la mobilità porta con sé molti vantaggi e anche dei punti da affrontare e risolvere. E adesso vorrei fare proprio un elenco di questi. Quali sono i vantaggi? Innanzitutto è un aumento della produttività. Si stima che si abbia un aumento pari al 13% in più. Si ottimizza il tempo, le trasferte e la tempestività. Si parla nell'arco dell'anno che per ogni collaboratore si abbiano 7 giorni in più all'anno per lavorare, con solo il risparmio delle trasferte e quant'altro. C'è anche un risparmio di soldi di benzina, consumo dei mezzi e del tempo. Anche qua si stima che nell'arco dell'anno si possano risparmiare fino a 2.500 euro. Un aspetto green è che si inquina meno. Anche qua una stima da uno studio di enti specializzati hanno stimato che vengono emessi 270 kg in meno di anidride carbonica ed è tanta roba. Inoltre, risparmiando chilometri, non avendo meno mobilità, si rischia anche meno la vita, diminuisce il rischio degli incidenti. Chiaro che per avere tutti questi vantaggi si devono affrontare alcune cose. La prima è un cambio di mentalità. Dobbiamo capire che un collaboratore, anche se non è in ufficio, sta producendo. Dobbiamo fidarci senza vedere che fisicamente sta facendo questa cosa. È il primo cambiamento che si deve affrontare. Dopo dobbiamo avere delle regole e seguirle tutti, perché nel momento in cui uno non le segue, dà adito a tutti gli altri ad abbandonare questa nuova strada. E appunto non dobbiamo abbandonare il percorso della digitalizzazione, è il primo problema. Ce ne saranno tanti, non tanti, ma ce ne saranno. E soprattutto legati alla non cultura. Oggi è più semplice dire ma non ce la faccio, premere il bottone,
Invece no, perché si stima che l'85% delle persone oggi abbia uno smartphone e di conseguenza non è più pensabile che si dica io non lo utilizzo, perché nel privato questo non è proprio così. L'altro punto è la condivisione. Visto che i cantieri sono sparsi su tutto il territorio, si ha continuo bisogno di avere sempre dati a portata di mano. Ho bisogno di avere le foto, ho bisogno di avere i contatti di cantiere, e questo ci permette di essere reattivi, di essere vincenti in un certo modo. Bisogna saper dare risposte veloci e certe. Ergo Mobile Time vuol fare anche da collante tra la sede e il cantiere, consentendo questo. Perciò i vantaggi che la condivisione porta sono la velocità nel passaggio dei dati, perciò il rapportino in tempo reale me lo vedo già sul cantiere. Di conseguenza ho i cantieri sempre aggiornati. Si abbattono le frontiere della distanza. Vi capiterà che dicono i rapportini te li porto venerdì, te li porto lunedì. Non c'è più questo problema dell'essere fisicamente in sede. Si limitano di conseguenza le inefficienze. Si fanno meno errori. Perché? Perché quando oggi voi leggete un rapportino scritto a mano, dovete interpretare quello che c'è scritto. Tante volte non capite quello che c'è scritto, dovete chiamarli, lui non risponde, chiamarlo dopo, risponde, si perde una barcata di tempo, ci si innervosisce. Di conseguenza questo problema viene risolto tramite questa condivisione di informazioni. È chiaro che per fare questo abbiamo bisogno di cose, di strumenti adeguati, che nella fattispecie per Ergo Mobile Time si tratta di uno smartphone, oltre dell'app stessa, e di una definizione di un nuovo metodo di lavoro condiviso tra tutti i collaboratori. Perciò quando l'azienda prende la strada della digitalizzazione deve condividere con tutti questo nuovo metodo. E di conseguenza anche qui dobbiamo rispettare queste procedure e non fermarsi al primo problema di cui parlavo prima. L'ultimo tassello è la qualità, che è un derivato della mobilità e della condivisione. Cosa intendo per qualità? Per qualità vuol dire che chi rileva il dato direttamente sul luogo del lavoro, direttamente sul cantiere, dà una qualità del dato rilevato, fornisce delle informazioni più dettagliate e più certe di cosa ha vissuto sul cantiere. Addirittura tanti clienti che prima rilevavano le ore per cantiere, con l'app hanno potuto spingersi a rilevare le ore per fase di lavorazione e alcuni proprio per attività. Alcuni per scavi interi, alcuni per lo scavo sezione obbligata, eccetera. Questo è fattibile senza disagi, è ormai diventato normale e permette di fare analisi molto più dettagliate e tempestive e con una qualità maggiore, sia per l'azienda e ovviamente per il cantiere, per ogni singolo cantiere. I vantaggi li avete già capiti, li avete già intuiti, ottimizzo il mio lavoro potendo lavorare in qualsiasi momento, a pranzo, alla sera quando torno a casa faccio il rapportino, ho una qualità del dato molto più grande. Tra le altre cose, rilevando il dato potenzialmente in tempo reale, ho veramente una qualità maggiore e spesso non danno i numeri del lotto, che a volte a posteriori alla sera non si ricordano già più cosa hanno fatto durante il giorno. Provate a immaginarvi chi fa i rapportini settimanali, lì proprio danno i numeri del lotto. I vantaggi è che in sede non devono più perdere tempo per capire, leggere e inserire il dato, ma si trovano già il dato inserito e lo devono solo controllare. E diamo ordine nelle procedure interne, evitando anche contrasti, le mille telefonate, non capisco, ma tu cosa vuoi, io sono qua che lavoro. Da qualità nella vita quotidiana. Le cose da fare per raggiungere questo sono sempre legate alle abitudini e alla mentalità. E qua bisogna volerlo fare.
non bisogna, ritorno qua, fermarsi al primo problema. Ma io non ce la faccio. No, qua bisogna volerlo e portare a fine. Tutti, le nostre esperienze con i clienti che l'hanno affrontato e risolto e hanno avuto un successo, hanno avuto tutti un primo contrasto da parte dell'utilizzatore. Ma oggi gli utilizzatori, quando dobbiamo fare un aggiornamento, ci inseguono per dire l'hai fatto, abbiamo bisogno, perciò non si fermano, non possono più fermarsi perché diventa parte della loro normalità. Ergo Mobile Time ormai è sul mercato da 5 anni e ad oggi vengono rilevate le ore di circa di più di 1000 operai divisi tra 50 nostri clienti che utilizzano Ergo. Come dicevo prima, ho usato più volte la parola normale. Perché? Perché ormai è diventato normale utilizzare un'app per queste necessità, per rilevare le ore. Chi sono i principali attori che utilizzano questa app? Ce l'hanno un po' insegnato questi 50 clienti, questi nostri clienti, i vostri colleghi sostanzialmente. Sono tecnici o capocantieri o anche operai. Alcuni clienti fanno rilevare le ore o all'una o all'altra figura proprio in virtù di una politica vostra, una politica che decidete di adottare. Non è un vincolo da parte nostra, è proprio segue le vostre abitudini, insomma, le vostre regole. Però la cosa importante, che sicuramente avete già intuito, è che i rapportini cartacei sono solo un ricordo. Vedremo tra pochissimo, che ho quasi finito questa introduzione, quanto è veloce e semplice inserire le ore. Infatti sull'app ci rimarremo pochi minuti, perché è veramente semplice inserirle. Inoltre vi voglio dire che uno studio di settore dell'associazione di categoria evidenzia proprio che il trend delle imprese edili europee è quello che i rapportini sono sempre più digitali. Non esiste più il cartaceo. Questo fa parte proprio anche della politica sostenibile che l'Europa promuove. Se non sbaglio, tra l'altro, in Francia è obbligatorio digitalizzare i rapportini. Comunque, e entrando in merito dell'app, vorrei fare un piccolo riepilogo delle funzionalità. Con l'app, in pratica, cosa andiamo a gestire? I tempi uomini e mezzi, registrati appunto direttamente in cantiere con lo smartphone, la disponibilità immediata del dato in ufficio per controlli delle ore rilevate, l'inserimento può essere effettuato a mo' di timbratura, ossia sono entrato in cantiere, ho finito, oppure a consuntivo, in pausa pranzo il caposquadra o il capocantiere dice questa mattina Alessio, Luigi e Fabio hanno fatto 4 ore sugli scavi e Simone ha fatto 2 ore sugli reinterri. Oltre alle ore, cosa potremo gestire? Ovviamente le note delle lavorazioni fatte, fare foto, rilevare le condizioni meteo, prima di mandare le ore in sede fare i controlli. Ho detto prima di mandare le ore in sede perché? Perché l'app lavora offline. Io posso lavorare anche dove non c'è segnale dello smartphone. E quando sono sotto copertura o in una rete wifi della trattoria, potete inviare e ricevere i dati da e verso la sede. Abbiamo sempre i contatti a portata di mano e posso anche gestire gli spostamenti di materiale tra i cantieri, da un cantiere all'altro, o dal magazzino al cantiere. Ora vi faccio vedere, prima di utilizzare l'app, le principali schermate dell'app. La prima, quella evidenziata adesso con lo scarabocchio in rosso, è proprio il menu principale, dove l'operatore può decidere cosa fare, rilevare le ore. C'è un primo punto, tempi, mezzi, materiali, che mi permette di rilevare ore uomini, ore mezzi, gli spostamenti materiali.
Per chi invece rileva solo le ore, c'è proprio un punto specifico rilevazione tempo. Indicare le condizioni meteo, fare foto, avere i riepiloghi giornalieri e avere i contatti. La videata di rilevazione delle ore, cosa chiede? Chiede il cantiere, chiede il personale. Personale addirittura, se io sono il caposquadra e il capocantiere, posso indicare la squadra, oppure se io sono l'operaio, proprio l'utilizzatore finale, l'operaio, non mi chiede neanche la squadra perché sa che sono un operaio e propone già me stesso. E mi chiede le ore, il numero di ore lavorate, la data di registrazione proposta dall'app in automatico guardando il giorno, mi chiede la fase di lavorazione, mi chiede che tipo di attività sto facendo, ore lavoro ordinarie, straordinarie, viaggio, trasferta, ma soprattutto le note che sono importantissime per capire che tipo di attività si è andata a fare in questo giorno. Nella terza videata vedo il riepilogo giornaliero che può essere fatto per cantiere, per dipendente, per materiale o per mezzo. Poi posso fare le foto indicando anche delle note legate a questa foto. Questa foto è legata al cantiere del quale sto rilevando le ore e dopo anche in sede arriverà nell'archiviazione dei documenti di quel cantiere lì. Dopo, come dicevo prima, la pagina dei contatti, che è importantissima, perché questa pagina qua è una stupidaggine gestirla, perché quando si apre un cantiere in ergo, c'è già, voi tutti sapete che c'è una pagina di contatti dove posso indicare tutte le persone che ruotano attorno a questo cantiere. Questo permette che l'utilizzatore dell'app abbia questi contatti. Di conseguenza evita telefonate inutili in sede, ma mi dai il responsabile, l'assistente di commessa, il responsabile della sicurezza, il progettista, il riferimento del cliente, perché li ha tutti lì e con due clic fa una telefonata oppure invia automaticamente un'app, perché essendo integrate app native Android o iOS, da lì apre o la mail di iOS o la posta di Android per inviare una mail. Bene, io ho finito la presentazione PowerPoint, andrei a farvi vedere proprio l'app. Adesso accendo il mio smartphone, vedete ho uno smartphone che proietto tramite uno strumento sul mio PC che voi dovreste vedere. Ok, allora sullo smartphone abbiamo la nostra icona che è in alto a destra, Ergo Mobile Time, e ecco qua che vediamo l'app che vi ho fatto vedere prima nell'ultima slide. Io adesso entro nella videata nel punto di menu rilevazione tempi per farvi vedere la semplicità e la velocità con la quale riesco a rilevare i tempi di una squadra di un mio cantiere. Clicco rilevazione tempo. Il primo punto la prima informazione che mi chiede l'app è il cantiere. Mi posiziono nel campo di ricerca e posso ricercare o per descrizione o per codice. Io mi ricordo che è il cantiere 198, lo seleziono e me lo porta giù. La seconda informazione che devo dare è il personale. Perciò cliccando sulla strisciolina sotto il personale mi apre l'elenco dei miei collaboratori. Anche qui posso ricercare in modo nominativo oppure cliccando sopra e scorrendo posso selezionare le persone facenti parte della mia squadra, delle persone che hanno lavorato. Seleziono e me le riporta nella parte della videata dell'app. L'altra informazione sono le ore lavorate. Oggi ho lavorato 4 ore, la data la propone il programma in automatico sulla data del giorno, del giorno, imputo la fase di lavorazione, perciò abbiamo lavorato sulle verniciature, posso dare la tipologia di attività. Anche qui tanti clienti usano questa tabella come ore ordinarie, straordinarie, trasferte, come già vi anticipavo prima. Altri dicono no, ho ore lavoro e basta. E di conseguenza
l'operatore che usa l'app si trova già preposta questa l'attività già precompilata. L'ultimo campo mi permette di indicare le note in fase di rilevazione. Importante, come dicevo prima, perché mi consentono di capire sempre a posteriori cosa è successo in quel giorno lì. Ho salvato. A questo punto posso andare a indicare le condizioni meteo. Io dico sempre sul mio cantiere 198, c'è piovoso e la temperatura è di 20 gradi. Registra. Torno indietro, posso fare delle foto. Questa è la mia postazione di lavoro. Scatto, salvo. Posso indicare delle note. Note. Foto, magari scriviamo bene. Posso fare ulteriori foto oppure salvare questa e fermarmi nella rilevazione delle foto. A questo punto posso andare a vedere tramite il riepilogo giornaliero il mio cantiere, come si sta muovendo, le rilevazioni per cantiere. La prima riga d'ale identifica un cantiere, la seconda il secondo cantiere. Mi dà l'elenco di tutte le attività svolte in quel cantiere. Posso avere un riepilogo nel secondo tab, là in alto, per personale, perciò Alessandro Carli, Alessio Moretti ha fatto 3 ore su questo cantiere, 4 sull'altro, per Gianni, per Peter e scorro, per materiale movimentato o per automezzi. O se scorro in alto con le freccettine rosse, posso andare indietro anche nei giorni e di conseguenza posso verificare cosa si è mosso. In linea si hanno sempre i 7 giorni della settimana. Da oggi vado indietro di una settimana, perché tutti i dati inviati dopo vengono puliti dallo smartphone, altrimenti dovrei avere uno smartphone con una capacità di memoria molto elevata e non vogliamo abusare della memoria. Non è neanche giusto. In più, l'ultimo contatto e l'ultimo tasto è legato ai contatti. Come dicevo prima, se l'anagrafica del cantiere è compilata bene, il capocantiere o il tecnico o l'operaio si trova i contatti e da qua fa partire cliccando sul telefono o sulla mail o una telefonata o una mail, come vi dicevo prima. Perciò è semplicissimo rilevare le ore. È semplice fare le foto, rilevare le condizioni meteo. Col riepilogo giornaliero ho sempre sotto controllo se ho rilevato tutte le ore e cosa mi manca o cosa ho fatto, e capisco se le ho mandate o se devo ancora mandare qualcosa. Entro nel primo tasto che è tempi, mezzi e materiali. Perché, vedete, in questo punto io posso andare a dire nel mio cantiere, cambiamo cantiere, proviamo il nostro 120, sulla fase scavi hanno lavorato Alessandro, su che attività hanno fatto lavoro, posso anche cambiare la squadra e dire no, guarda che qua ha lavorato solo Peter e Alessio. Posso inserire le note, indicare le ore e salvare. Posso indicare quali mezzi hanno lavorato. Ha lavorato solo il mini scavatore per un'ora. Salva. E indicare il materiale. Gli dico il materiale è partito dal magazzino. Mi è andato sul cantiere, cosa ho portato là? Delle piante. Quante piante? 2 piante. Salva. Perciò in un'unica videata ho rilevato ore uomini, mezzi e materiale. A questo punto in alto si è acceso le freccette rosse che mi dicono, mi avvisano che ho dei dati residenti sull'app non ancora inviate in sede. Perciò quando sono sotto copertura o un wifi, premo questo tastino rosso e l'app cosa fa? Sincronizza i dati dalla sede
verso l'app, perciò potenzialmente ho inserito nuovi cantieri, nuove fasi di lavorazione, nuovi dipendenti e nuovi contatti, e sincronizza dall'app verso la sede, le ore rilevate, le foto scattate, le condizioni meteo, tutto quello che ho rilevato. Di conseguenza, una volta che ha finito, adesso aspettiamo ancora un secondo, ok, sta inviando, adesso vedete che sta girando, comunque aprendo Ergo. Alessio, intanto che aspettiamo Ergo, ci è arrivata una domanda mentre parlavi. Ci chiedono se le note possono essere dettate o se devono essere per forza scritte. Possono essere assolutamente dettate, perché con Siri su iOS o con Google sull'Android le dettate tranquillamente. Qual è il vincolo della dettatura? Che dovete essere online, perché gli strumenti di dettatura di questi due sistemi lavorano solo se avete linea internet. In caso contrario dovete per forza scrivere. Allora, vediamo quante bugie vi ho raccontato. Nel cantiere 198 avevamo fatto delle foto, perciò nella inbox, ecco qua tutte le foto che ho fatto io prima, me le trovo direttamente, ecco qua, 23.9, 23.9, eccetera. Tutte le foto che ho fatto io me le trovo nella inbox. In più, nell'analisi di cantiere ho a disposizione gli strumenti che sicuramente oggi utilizzate, standard di Ergo, per controllare le ore. Di conseguenza l'analisi oggetti, l'analisi cantiere vi permette di semplicemente controllare tutte le ore rilevate dall'app. Perciò anno 2020, settembre, oggi è il 23, ecco qua che vedo l'autocarro, Carli, Alessio, e con le note che ho inserito io. Apro e vado nel dettaglio, avevano lavorato sulle tinteggiature. Perciò tutto quello che è rilevato dall'app me lo trovo in tempo reale su Ergo. Questo è il quanto, non vorrei approfondirmi in vari dettagli, ma è questa la semplicità dell'app. Non ci sono, la complessità l'abbiamo gestita noi dietro, nello sviluppo dell'app. All'utente risulta semplice. Ecco, io sono stato abbastanza nei tempi, vero Nicola? Sì, direi che siamo riusciti, sei riuscito a stare nei tempi. Come hai detto tu, l'app è velocissima da spiegare, velocissima da capire. Sulla chat ci è arrivata un'altra domanda, Alessio. Sì. Ci chiedono, ho visto che le note sono a orario. Posso inserire ad esempio dalle 13 alle 14? Certo, ci sono tre modi di poter rilevare. Questa è un'impostazione da decidere in fase di setup dell'applicazione. Io posso rilevare a ora secca, come ho fatto io, perciò 2 ore, 4 ore, oppure dalle 13 alle 14 con lo start e stop. Vedo altre due domande, rispondo io direttamente, Nicola. Sì. Una funziona su tutti gli smartphone, sì, l'avevo già anticipato. L'abbiamo fatto sia per iOS che per Android. Quasi tutte le versioni, ovvio, i più vecchi facciamo fatica anche noi a tenere sempre tutto allineato, perciò ecco, probabilmente gli ultimi smartphone assolutamente sì, assolutamente sì. Altra domanda è: cosa serve come hardware? Niente, l'installazione di Ergo è già su un server o su un PC che fa da server. A noi sì, in realtà serve una cosa, che internet abbia un indirizzo IP statico e non dinamico, ma è più legato al contratto che avete con il gestore di internet, della fonia. Perciò l'indirizzo IP statico. Questo ci permette, tramite i nostri web server che attiveremo, di poter comunicare tra l'app e la sede e viceversa. Come funziona con le licenze? Giustissimo, non è legato alle licenze di Ergo, ma è legato al numero di
dipendenti ai quali devo rilevare le ore. Perciò faccio un esempio, ho 10 dipendenti e solo due rilevano le ore col suo smartphone, non sono due licenze, ma sono 10, perché rilevo le ore di 10 operai. Ah, il costo dei dipendenti, com'è attribuito? E anche quello dei mezzi? Allora, legato all'anagrafica del collaboratore, del dipendente e anche del mezzo, è la stessa cosa, lì posso definire una logica. O per ogni dipendente il suo costo orario, o per gruppi omogenei di dipendenti, perciò gli operai specializzati hanno un costo di 20 euro, i qualificati di 22, eccetera, eccetera. Addirittura è possibile anche rilevare il costo per tipo attività. Quando faccio le tinteggiature costano 20 euro, oppure quando faccio ore ordinarie 20 euro, straordinarie 22 euro, forse si capisce meglio. L'ultima domanda, come si gestiscono i viaggi? Bella domanda. Qui permettiamo due cose noi, o lo gestiamo come tipo ora, prima avevamo visto ore ordinarie e straordinarie, gestiamo il viaggio, perciò quando si rileva le ore io dico sono Alessio, ho fatto 8 ore su questo cantiere, faccio un ulteriore inserimento che dico sono sempre Alessio, che lui me lo ripropone, ho fatto un'ora di viaggio o un'ora e mezza, quello che è. L'alternativa è che invece questa ora, ora e mezza di viaggio, quello che è, insomma, la generi automaticamente ergo con un back office, con un motore di elaborazione dei dati. Vuol dire che ogni giorno in automatico alla sera o quando si schedula questo lavoro, il programma sulla base della distanza del cantiere, che è uno dei dati che c'è nell'anagrafe del cantiere, verifica se Alessio ha fatto delle ore su un cantiere e genera una riga in più che è il viaggio. Questo lo farebbe in automatico lui. Verifico. Alessio, Non ci vedo altre chiedono, domande, Nicola. c'è un'altra curiosità sulla chat, ci chiedono cosa succede se in cantiere non c'è connessione a internet, quindi se si Sì, usa sì. l'app sconnessa da internet. Si lavora, si continua a lavorare. Rilevate le ore, ovvio non le potete inviare in quel momento in cantiere, però voi riuscite a far rilevare le ore normalmente. Abbiamo tantissimi clienti che lavorano in Alto Adige o in Trentino, che lavorano nelle valli dove non c'è segnale, loro rilevano le ore, quando arrivano nel posto idoneo, che hanno il segnale del telefono, inviano le ore serenamente. L'app è offline, non lavora online. Si dice così. Perfetto. Perfetto, io non vedo altre domande, diamo magari ancora un attimo di tempo ai nostri ospiti, vediamo se qualche altra curiosità emerge. In effetti è anche difficile perché è tutto così Io spero di non aver. attuale Spero di che... essere stato abbastanza sintetico. Come dicevo, io sono un chiacchierone, io ma ho passione, mi piacciono, la digitalizzazione per me è diventata una sfida, una missione, dico io, perché non si può non digitalizzarsi. Veramente, al di là di quello che dicono le associazioni, l'Europa, che a me piace comunque dire che l'Europa sta portando lì, che ANCE sta dicendo digitalizziamoci, sapete che noi siamo ormai. Abbiamo il patrocinio di ANCE Veneto e stiamo diventando anche consulenti per la digitalizzazione, per l'Operance Veneto, ci spingono a dire queste cose, ma in realtà io guardo gli aspetti più pratici. Rilevare il rapportino con un'app vi fa risparmiare tempo. Tempo vuol dire soldi. Io dico sempre, l'operaio va 15 minuti prima a bersi lo spritz. Ma così non mi fa straordinari, ma soprattutto mi dà qualità di dato ed è importante questo. Ecco, ho fatto la paternale anche oggi. Esatto. Va bene, vedo che non sta arrivando. Ah, ecco, appena detto. Ci chiedono se si possono visualizzare DDC di trasferimento a cantiere. DDT, DDT scusami. probabilmente. Sì.
con questa app no, lo vediamo il mese prossimo, che proprio vediamo l'app della gestione documentale, dove là si vede al DDT, i documenti della sicurezza, le fatture, tutto quello per il quale si è autorizzati. Il mese prossimo vediamo questo, a metà ottobre se non mi sbaglio, ma riceverete una newsletter, un invito anche per questo. Sì, esattamente. Ergo Mobile Time è proprio per l'elevazione dei tempi e gli spostamenti di materiale, come vi ho detto prima. E quella l'app di metà ottobre che vedremo si chiama Ergo Mobile Doc, proprio per la visualizzazione e gestione di tutti i documenti, anche quelli generati tramite gli spostamenti di materiale con Ergo Mobile Time. Ok, c'è un'altra domanda a cui hai risposto parzialmente. Per caricare del materiale posso scannerizzare un codice a barre? Non l'abbiamo implementato il codice a barre per ora, l'abbiamo implementato in un'altra app, l'app della gestione logistica, però quella è un'app che si utilizza in sede, in magazzino. L'abbiamo implementata per gli impiantisti nell'app della gestione degli interventi. Nell'app Ergo Mobile Time non ancora, perché finora non ce l'ha mai chiesto nessuno, almeno che non ce l'abbiano fatto di nascosto, che allora io controllo immediatamente, ma no. Però è possibile, ecco, solo che non l'abbiamo fatto. Va bene, Alessio, io direi che abbiamo trattato tutti gli argomenti. Ecco, io darei anche un mio riferimento, che se avete delle domande, vi sorgono dei dubbi, magari ai partecipanti, Nicola, mandiamo una mail con anche la mia mail, e potete mandarmi sicuramente, tra l'altro mi farebbe tanto piacere, domande, oppure anche fissare un incontro one to one per approfondire sulla base delle vostre necessità e caratteristiche. Va bene, assolutamente, adesso inviamo tutto a tutti. Okay. Noi vi ringraziamo per la partecipazione, grazie anche a te Alessio per esserti preso il tempo. Grazie a voi. Speriamo di aver passato il concetto principale, come diceva Alessio, app facile ma che porta vantaggi effettivi all'azienda, agli operai, alla qualità del dato, e è un passettino successivo per questa digitalizzazione che tanto stiamo cercando e dobbiamo raggiungere il più in fretta possibile. Nuovamente, grazie a tutti. Una buona serata e al prossimo incontro, il mese prossimo. Arrivederci a tutti. Arrivederci.